Siamo rimasti bloccati in un negozio tutta la notte. Aiuto! Senza nessuno a cui poter chiedere aiuto. Riusciremo ad uscire? Andiamo, dai, Matti. Fa in fretta però, perché tra poco il negozio chiude e non abbiamo molto tempo, ok? Ma c'è tantissime cose da vedere, non posso fare in fretta. Dai, dai, iniziamo da qua. No, lì no. Questa ti piace? Sì. No, questa è bellissima, la devo prendere. E questi ti piacciono abbinati alla felpa? Bellissimi, andiamo a pagare adesso? E questa? No, Matti, questa per forza me la compri tu, vero? Aspetta, Ninna, scusami, mi stanno chiamando al telefono, è importantissimo. Torno tra poco, ciao. Sai che ti dico, io continuo a girare per tutto il negozio finché non comprerò tutto. Sono arrivati in edicola i nuovi pupazzetti 3D di Ninna e Matti. Trova tutti i personaggi e completa la collezione! Scusa per la chiamata, ho finito. Tu invece cioè, hai comprato... 20 minuti. Vabbè, andiamo adesso? Ti sembra che ho finito? No, lo so, sei qui già da 10 minuti. No, questo era quello che volevo! Ok, compra anche questo, è bellissimo e super colorato, va bene? Però devo andare in camerino a provarmi tutto prima di andare via, perché sennò se non mi sanno le cose che devo fare devo tornare qua, non ho mai che evitare. Aspetta però, guarda che il negozio sta per chiudere. Quale dei due? Nessuno, è arrivata l'ora di chiusura, bisogna andare. Uno o due? Due. Ok, perfetto. Che begli occhiali. Niente male. Ninna, secondo te avrei bisogno di nuovi occhiali? Ninna? Aiuto! Siamo rimasti chiusi dentro! Ditemi che c'è ancora qualcuno che sta chiudendo il negozio! Aiuto! Aiuto! Se è uno scherzo non è divertente, eh? Ehi, dove sei finita? Questo negozio è gigantesco, ho paura di rimanere da solo qui. Ninna, non è affatto divertente, eh? No, vabbè, sono rimasto da solo qui dentro. Ma vi pare normale secondo voi? Perché ogni volta che andiamo a fare shopping deve andare a finire così? Respira. Non andare in panico, non andare in panico. Ragiona, dove potrebbe essere Ninna in questo momento? Ce l'ho! Userò la tecnica del giallo. Dovete sapere che il colore preferito di Ninna è il giallo, quindi sicuramente in questo momento starà cercando dei vestiti gialli. Quindi se io riesco a trovare il vestito giusto che si sta provando, bingo! Giallo. Collezione back to school. La collezione back to school di OVS. Ninna potrebbe essere qui. In fondo la scuola è iniziata adesso. Questa è gialla. Ninna, sei qui? No. Forse gli sta un po' piccola Ninna questa. Giallo e giallo. Ma Ninna non è nemmeno qui. Probabilmente ho sbagliato età, perché Ninna è un po' più grande per questi vestiti, non li può indossare. Sono le 8. OBS chiude. Buona serata. Oh no, devo fare veloce. No. Ninna, dove sei? Ma dove è finita? Sto anche per chiudere il negozio. I camerini. Non c'è. Eccoti finalmente, ti stavo cercando da 2 ore. Anche io ti stavo cercando da 2 ore. Se non ti sbrighi, non torneremo più a casa. Devo levarmi i pantaloni prima. Va bene, fai in fretta però, ti prego. Ci metterò il tempo che ci vorrà. Ah, e voi, falsacchiotti, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Sì, esatto, iscrivetevi e lasciate un mi piace, ma non per Ninna, ma per il povero Matti che ha tanta ansia in questo momento e non riesce più ad aspettare. Ok. Sì, questi jeans mi stanno bene alla fine. Basta, fine dei giochi, dobbiamo andare via. Stavi pure facendo delle foto? Sì, sì. Vergognati. Dai. Ma poi non ti sei tolta nemmeno i pantaloni. Non me li hai fatti togliere, non è che non me li sono tolti. Vabbè, andiamo ora. Eccoci, scusate, siamo un po' in ritardo, dobbiamo pagare questi pantaloni. Ma non vedi che non c'è nessuno, non possiamo pagarli. E prima di tutto non possiamo pagarli perché io ce li ho ancora addosso. Perché non c'è nessuno? Aspetta, non mi dire che... Dove vai? No Ninna, non c'è davvero più nessuno qui. Il negozio ha chiuso. Hai visto? Ora sei tu il commesso. Posso pagare a te, allora devo pagare questi. E poi abbiamo visto anche un'altra felpa di là. E adesso come facciamo? E io che ne so. C'è nessuno qui?
Aiuto! Siamo rimasti chiusi dentro! Ditemi che c'è ancora qualcuno che sta chiudendo il negozio! Questo è il mio sogno! Non vedevo l'ora di essere chiusa in un negozio per fare shopping tutta da sola! Guardate, posso girarmi, posso provarmi tutto quello che voglio senza che nessuno mi dia fastidio! È il giorno più bello della mia vita! Ehi, c'è qualcuno qui! Sto iniziando ad avere un po' di paura! Sono completamente solo! Non c'è nessuno qui, io non so più che cosa fare. Aiuto! 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 Ho trovato qualcuno? Qualcuno chi, scusa? Qualcuno tipo un commesso del negozio per farci uscire di qui. Ma sinceramente non l'ho nemmeno cercato il commesso del negozio. Ma tu ti rendi conto della gravità della situazione? È tutta colpa tua perché sei lenta a fare le cose. Tu mi hai stancato, da adesso non farò mai più shopping con te. E anzi, non parlarmi fino a domani mattina. Io non sono lenta, è che volevo essere sicura che le cose mi stessero bene. Vabbè, comunque, ok, non ti parlerò fino a domani mattina. Io intanto mi faccio un altro giro. Back to school? Interessante. Falsacchiotti, l'avete visto? Questa è la linea Kids Back to School. Quindi questi sono i vestiti perfetti per il ritorno a scuola. Io lo so, infatti, che voi avete appena rincominciato la scuola. E perché allora non mettervi questi vestiti bellissimi e comodissimi? Me li metterei io, però come vedete, beh, non mi stanno purtroppo. Il ritorno a scuola è il momento più importante dell'anno, secondo me. E bisogna ovviamente avere un outfit perfetto. Infatti io ogni volta che tornavo a scuola, la sera prima mi preparavo l'outfit più carino che avevo in casa. E guardate quanti vestiti belli ci sono qua. Sinceramente sono un po' invidiosa, però alla mia cuginetta Giulia starebbero benissimo, lo so già. Ci sono anche i grembiolini per la scuola. Mamma mia, quanto sono carini. Vi ricordo che trovate la linea Back to School in tutti gli OBS. Questi vestiti sono bellissimi, ma io continuo ad essere arrabbiato con te, E io che cosa c'entro? Non hai ancora trovato un modo per uscire. Però ho un modo per divertirci dentro questo negozio chiuso. Io non voglio divertirmi, voglio solo andarmene da qui. Una cosa che ho sempre voluto fare è essere la cassiera per un giorno. La cassiera di un negozio, solo che c'è un piccolo dettaglio. Non ho clienti in questo momento, chissà dov'è finito Matti. L'ho perso da un po'. Ci dovrà essere un'uscita di sicurezza da qualche parte. Questa è la mappa del negozio in cui siamo rimasti chiusi. E ci dovrà essere una porta, una, non lo so, un condotto segreto. Qualcosa che ci faccia uscire di qui. Io non ce la faccio più. Mi sta iniziando anche a venire sonno. Sta diventando notte. Io avrei immaginato qualsiasi cosa, ma mai di rimanere chiuso in un negozio. È stata solo colpa di Ninna, che tra l'altro non vedo da tantissimo. Dove si sarà cacciata adesso? Potrei cliccare tasti invisibili, oppure sparare con questo coso capi che non ci sono. Ah, ecco, ce l'ho. Volevo informare tutta la clientela che siamo per chiudere. Grazie, dovete uscire dal negozio. Beep. Sono o non sono una cassiera? Vediamo se Matti riuscirà a trovarmi. Ui. Ninna, dove sei finita? Abbiamo bisogno di un piano per uscire di qui. Ma guarda quanto sono belli questi. No, rimani che concentrato. Non abbiamo tempo per pensare allo shopping adesso. Siamo chiusi in un negozio ed è notte fonda. Ed è notte fonda. Infatti stavo provando a dormire, mi hai disturbata. Guarda, quasi quasi fai bene. Tanto ho capito che da qui non ci usciremo mai. Vabbè, mai no. Domani mattina. Senti, buonanotte, va. Buonanotte. Cosa state facendo qui? Oh no, Matti, è mattina. Oh. Buongiorno, noi stavamo testando la morbidezza dei capi. Arrivederci. Sì, sì. Bellissimi, Ciao. I nostri amici ci hanno chiuso in balcone e fa davvero troppo freddo. Dovremmo affrontare delle sfide e resistere per 24 ore. Ce la faremo? Amici, amici, assurdo! Abbiamo visto la neve! C'è la neve a Roma! Dovete vederla! Uscite immediatamente fuori al balcone e potrete anche voi vedere la neve! La neve! Che bello! Non ho mai visto la neve da vicino! Andiamo a vedere! Ma non è possibile che c'è la neve nella nostra città! Vediamo! Cosa? Ma non è possibile! Attenzione! No! Cosa? Ehi, non c'è la neve qui, non c'è la neve! Non ci posso credere che ci
sono cascati per davvero! Anzi, sai cosa ti dico? Addio! Effettivamente la temperatura sembra quella da neve. Scherzo riuscito. Abbiamo chiuso i nostri amici Nin e Matti fuori dalla finestra con una scusa super banale. E ora ci possiamo godere la loro casa. Ma quando ci aprono, Matti? No. Qui non c'è assolutamente nemmeno un fiocco di neve. Si sono sbagliati, diciamoglielo. Willy, Willy, aprici. Siamo i tuoi genitori, aprici. Willy, la porta è lì. Apri. Willy, ehi, Willy, apri. Se n'è andato. Adesso che abbiamo concluso il nostro scherzo, inizia la parte 2. Esatto, infatti, miei cari amici Nino e Matti, vi sfidiamo a resistere più tempo possibile sul balcone. Accettate la sfida? Beh, dovete accettare lo stesso perché guardate, non potete rientrare. Esatto. Vabbè, senti, dobbiamo dimostrare che siamo il re delle challenge, quindi le 24 ore saranno nostre. E come? Mi sento un po' osservato. Se ci abbracciamo, soffriremo di meno il freddo e vinceremo. Okay, va bene. Ok, ecco, ecco, così. C'è un problema, Matti. Sì? Non possiamo rimanere abbracciati per tanto tempo. Effettivamente hai ragione. Oh, non funzionerà mai, ci ammaleremo in un secondo. Ho un'idea. Guarda, prendi le mani così, fai. Non funziona. Senti, lascia fare a me. C'è nessuno? Ehi, qualcuno può aiutarci? Siamo chiusi in balcone di gennaio. L'ambulanza sta già arrivando per noi. Robby, vieni qui. Devo annunciare la prima sfida. Prima sfida, Dani? Sì. Oh. Il primo che riuscirà a travasare la pianta da un vaso all'altro otterrà il primo bonus. Secondo voi chi riuscirà a farlo per primo? Nina o Matti? 3, 2, 1, via! Mi sento abbastanza sicura questa volta. Ma io non so manco cosa devo fare. Aspetta un secondo. Allora, devo travasare la piantina. Togliamo questo. Devi non uccidere la piantina, ricordatelo. Ok, cercherò di non romperla. Prendiamo questa piantina di rosmarino, che carina, e mettiamola al centro del vaso. E poi non spiare. Ho bisogno di prendere spunto da te, Nina. Sì, ok. E poi mettiamo la terra ai lati. Perfetto. La piantina va curata proprio come un figlio. Va messa la terra, non troppo umida, non troppo secca. Poi va bagnata con l'acqua e poi... Ok, ci sono. Ecco, ho fatto. Guarda un po', piantina nel vaso grande. Questa è la vittoria. Facciamola vedere ai giudici. Sei un caso perso, Matti. Matti non ha affatto capito come doveva fare questa challenge. Hai ragione, invece guarda quella di Ninna, è perfetta. Quindi dobbiamo dirgli chi ha vinto. Più che dirle chi ha vinto, glielo mostreremo con la ruota. Ha vinto un bel giro di ruota. Nina! Da questa parte! Finalmente un po' di calore! Ah, che bello vincere le sfide! Allora, posso girare? Sì, ma te lo dico già! Dopo che ti avremo dato il tuo premio dovrai tornare fuori, eh? Va bene. Caldo. Ho vinto un tè caldo? Sì, beh, ti manterrà calda. Ma io volevo una sciarpa, una giacca. Va bene, ok, va bene lo stesso. Ti daremo un tè a 12.000 crociti. Ho vinto un tè caldo, non vedo l'ora che arrivi. Sto morendo di freddo. Sì, anch'io, Matti. Nina, ecco a te il tuo tè caldo. Oh, e per bello. Me? Per te niente, Matti, hai perso. E per te c'è il mio in bocca al lupo per vincere una prossima sfida. Comunque qui si gela proprio, eh. Sì, fa freddissimo. È proprio freddo. Vieni. Sì, infatti. È caldissimo, meno male. Non ce la faccio più. Basta, basta. Che freddo. Il collo, le spalle. Ho un'idea per scaldarci. Ti prego, dimmi che hai trovato un termosifone. No. Però ho letto su internet che per scaldarti devi fare movimento. Quindi è grande abbastanza ed hanno un obiettivo che sai bene qual è. Ma no, è la nostra canzone. Guardate un po'. Sono i guai, non ci arrenderemo mai. Mi sfida per noi, la supereremo. Guardando, riusciremo a riscaldarci.
amici. Esatto. Però... cattivo lo sai, lo raggiungeremo nel punto più alto della città. Ed ogni nostro video non sparirà. Adesso sì che mi sento ancora più raffreddolito. Marti? Che c'è? Non ho avuto il tempo di stendere questi panni. Non è che mi aiuteresti a stenderli nel minor tempo possibile? E che cos'è che mi dà in cambio? Beh, semplice. Un giro di ruota. Ci sto, preparati, perché sto per girare la ruota. Ok, la ruota sarà mia. È il momento di stendere i panni. Via. Panno numero uno. Che bella felpa. La mettiamo così. Perfetto. La vittoria sarà mia. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Nino e Matti Falsacchiotti, perché questa sfida la vinceremo e Dani e Robby ci rimarranno malissimo, perché scopriranno che io sono l'uomo del freddo. Brr, scherzo. Oh no, ho steso tutti i panni, ma non c'è più spazio. Questo me lo metterò qui. Dani, ho finito. Già fatto? Ma scusa Matti, perché hai questa in testa? Era finito lo spazio, però ho steso tutto come mi hai detto. Vediamo, fammi analizzare. Questo anche. Sei stato bravo, anche se qui fuori si gela. E hai vinto un giro della ruota. Sì, ma ora sì, torno dentro. Sì, lo sapevo. Matti, dai, ma come sei esagerato? Quindi è questa la temperatura della nostra casa, che bello. Giro la ruota. Sciarpa! Ho vinto una sciarpa? Sì, Matti, ti darò una sciarpa che potrai portare fuori. Sono sicuro che questa mi farà vincere. E con te, Matti! Oh, grazie, che bello. Ninna, guarda un po' qui. Sciarpa tutta per me. Ah, che caldo. Sì, ma adesso devi uscire. Uff, hai ragione. Ciao. Che bella sciarpa. Grazie. No, no, ehi, che cosa fai? Questo freddo mi fa venire ancora più fame, a te? Anche a me? Ma guarda un po' cosa ho trovato nella mia tasca. È un ovetto. Matti, dividiamocelo. Ma dai, ma è piccolissimo. Uffa, ma io ho tanta fame. Dani e Robby vogliono farci morire, secondo me. Ok, effettivamente questa è una sfida di squadra. Dobbiamo resistere entrambi 24 ore. Okay. Quindi lo divideremo. Metà a me e metà a te. Ok, allora ne mangio metà e poi lo do a te. Quella è più di metà. Matti! Vabbè, dai, più o meno è la stessa cosa, no? Ti è anche rotto. Sei proprio un falsacchiotto. Buono. Però ora ho ancora più fame. Anche io. Perché mi è venuta fame da un momento all'altro? Questo vento mi ha sbloccato lo stomaco. Dobbiamo fare qualcosa. Io non resisto. Quando ho fame divento super nervosa. Aspetta, mi è venuta un'idea. Ok, ci sto. Ehi voi, venite qui, Dani e Robby. Voi mi avete fregato. Apri questa porta. Apri questa porta. Che c'è, Matti? Che c'è? Adesso ho capito cosa voleva dire. Voi volete farci ammalare qui fuori, farci venire la febbre e mandarci in ospedale. Ma no, Matti, è soltanto una challenge. Hai anche una sciarpa, mica ti puoi ammalare con la sciarpa. Le vostre sfide sono pericolose. Vi rendete conto che a gennaio, con questo freddo, voi ci state facendo fare questa cosa? Voi non siete nostri amici. Ecco, ora ve l'ho detto. Pericolose. Comunque, Matti, adesso sta entrando il freddo, quindi sì, devo chiudere il balcone. Addio. No, più che addio. A tra poco. Sì, alla dai, basta, fa freddo. Cos'hai preso, Ninna? Allora, ho preso un uovo, una padella, la piastra induzione, un quaderno e dei pennarelli. Oh, geniale, sì. Geniale. Ok, cuociamo questo uovo perché sto morendo di fame. Anche io. Eccolo qui. E adesso ci mangiamo anche un bell'uovo. Oh, eccolo lì. E ora aspettiamo che si cuocia, non vedo l'ora. Matti e Matti sono in super silenzio, non si lamentano più. Mi sembra quasi che mi faccia venire voglia di annullare la challenge. Sono troppo tranquilli. Ma no, Robby, secondo me stanno tramando qualcosa. Dobbiamo andare a controllare, vieni. Bene, andiamo. C'è un profumino. Non vedo l'ora di assaporare questo uovo. Non abbiamo una forchetta, però.
Tranquilla Nina, faccio io. Ehi, Robby, mi potresti dare una forchetta? Certo, vieni Matti. Ma cosa stai facendo? Non puoi dargli una forchetta. Lascia perdere. No, non te la diamo. Non hai visto che stavano mangiando? Stanno barando. Chi gli ha dato il cibo? Ah, è vero, Dani, è vero. Io davvero non ci posso credere, siete dei baroni. Avevamo fame. Questa ce la mangiamo io e Robby. Uffa, era l'unico cibo che avevamo. Vabbè Matti, dobbiamo sopravvivere. È il momento dell'ultima sfida. Chi farà il ritratto migliore di me vincerà e potrà finalmente ritornare per sempre dentro casa. Perché di te, scusami, non può essere di me? No Robby, l'ho proposto io e quindi dovranno fare il ritratto mio. E dove dovranno disegnare, scusami? Sul vetro. Sul vetro? Sì. Ok, va bene, ci sto. Perfetto, ci sono, Dani. Fatta così, allora, hai i capelli lunghi. Non pensavo che esistessero dei pennarelli del genere. Wow, guarda qua, sto facendo degli occhi perfetti. Ma Matti ha fatto una scuola di pittura? E mi sa che anche che è stato bocciato. Ma che cos'è quello, Matti? Ho finito. Matti, mi spieghi perché mi hai disegnato i baffi? Robby, ho i baffi. Ha vinto Matti. Ma cosa dici? Ninna mi ha fatta bellissima e quindi la vincitrice è lei. Ninna, puoi ritornare finalmente in casa. È il momento. E io? E tu, Matti, rimarrai per sempre lì fuori. No, non c'è niente. Ottimo. Fammi ragionare, Una cosa, dobbiamo trovare una sola soluzione. Chi è che abita qui vicino? Abbiamo 2 euro, come... Matti? Che era quel pesce? Non si sta dicendo. Matti, Matti, ti prego. Cos'è? Tornarci. È stata buonissima. Sì, vero, buonissima. Ti serve una mano? Sì, aspetta. Non trovo le chiavi. Vuoi darmi qualcosa così svuoti la borsa? Sì, telefono. Ok. E il portafoglio. Ma quante cose c'hai in questa borsa? Matti, mi serve una borsa. Vabbè, dammi tutto, dammi tutto. Gli elastici. Chi è degli elastici? Fazzoletti. Terribile tappotto. Non ci credo. No, non mi dire che te lo sei portato in pizzeria. Io lo porto sempre in giro con me. Cioè, non ci posso credere. Cacerotti, vabbè. Lentine. Non ho più spazio. Questa. Medicina. Vabbè, adesso dovresti riuscire a prendere le chiavi. No, cuffiette. La figurina di Federico Chiesa. Prendi queste chiavi, ti prego. È così carino. Ninna, te lo butto dalla finestra se non trovi le chiavi adesso. Ninna, non ce le ho nemmeno io, non ho mai avuto le chiavi, le prendi sempre te. No, ti prego. L'ho dimenticato. Tieni sta cosa un attimo. Aspetta. No, controlla nei taschini, ce l'ha tu questo taschino. No, controlla da qualche parte ancora. Stai facendo cadere tutto. Guarda nelle tasche. Non ci guarda sta. Nelle tue tasche, nelle sì, tue. Sì, guardo, guardo, non ci sta nemmeno la mia mano nella tasca. E adesso cosa dovremmo fare senza chiavi? Spiegami di notte. Vabbè, senti. La macchina, forse l'abbiamo lasciata in macchina. Sì, forse sono in macchina. Sei sicuro che non ce l'hai? Ninna, io non ho mai avuto le chiavi, le prendi sempre tu. Andiamo a vedere in macchina. Ma secondo te sono in macchina? Secondo me le abbiamo lasciate tipo sul cruscotto, perché ogni tanto ci dimentichiamo le cose in macchina, no? E se non sono lì cosa facciamo? Se non sono lì torniamo in pizzeria e andiamo a vedere. Ma no, Matti, io penso di averle viste sul tavolo della cucina prima di uscire. Vabbè, ma ora che cos'è questa? Oh, mamma mia, cioè abbiamo solo lasciato le chiavi da qualche parte. Ma nessuno ha le chiavi, quindi non possiamo entrare, quindi o chiamiamo i pompieri o non entriamo. Sì, vabbè, i pompieri, cioè ti rendi conto che per ogni cosa che succede vabbè, tu vabbè, ogni volta tu, fai sì, delle okay, storie. Ok, allora apri con la magia. Quindi ora che non sono sul cruscotto della macchina, devo mettermi la cintura. Ora ti metti la cintura e... aspetta, aspetta, guarda un secondo lì dentro. Sì. In genere lì ci mettiamo tipo le cose che non ci servono. Magari le hai messe lì per sbaglio prima. No, Matti, non ci sono. Aspetta qua. Controlla. No, c'è un gettone. Un gettone, ok. E quindi dove andiamo adesso a cercare le chiavi? Spiegami. Aspetta, aspetta. Sì? Il cofano. Non abbiamo guardato nel cofano. Il
cos'è il cofano? Il cofano, il coso dei bagagli dietro, come si chiama? Ok, allora fermati, Mazzi. Aspetta, non mi posso fermare in mezzo alla strada, fammi passare un attimo, aspetta che mi fermo un secondo qua, ok? Sì. Perfetto, fermiamoci, magari le abbiamo messe dietro, no? Che ne so, magari hai lasciato qualche borsa, qualcosa, andiamo a vedere. Vai tu? Che vuol dire vai tu? Devo venire anch'io? Certo, aiutami. Quanti occhi servono per guardare dietro? No, non c'è niente. Ottimo. Ottimo. Ciao a tutti falsacchiotti, anzi un saluto da Nin e da Matti. E siamo ufficialmente rimasti chiusi fuori casa di notte. Yeah. Allora, ragioniamo. Ragioniamo. Sì. Il ragionamento è che noi siamo fuori casa di notte, non abbiamo le chiavi e non sappiamo che cosa fare. Allora, domattina la ferramenta sarà aperta. Ok, domattina, ma dove la passiamo la notte noi, Ninna? Allora, intanto vediamo qua. Non ho soldi. No, aspetta un secondo. Io ho usato tutti i soldi per la cena di stasera. E tu mi dici che non hai nemmeno un euro? Sì, un euro ce l'ho sicuramente. Aspetta. Due. Due euro. Sì. Ottimo, molto bene. Che cosa ci dovremmo fare noi con due euro? Non possiamo nemmeno andare a dormire in un albergo. Appunto, era quello che volevo fare, ma no, non possiamo con questi spicci. Potremmo dormire in macchina. Ok. Però non abbiamo né cibo né acqua. Aspetta, proviamo a dormire. No, nessun dormire, Nina. Io non riesco a dormire se prima non bevo un po' d'acqua. Ok, allora andiamo al supermercato con questi spicci e prenderemo un po' d'acqua. Il supermercato di notte, sì, certo, come no. Ci sono i supermercati aperti. Ah, sì? Allora sai che ti dico? Va bene, guida tu, portami in un supermercato aperto di notte. Ecco. Io odio Matti in queste situazioni, vedete, diventa particolarmente acido. Fammi ragionare, una cosa, dobbiamo trovare una sola soluzione. Chi è che abita qui vicino e che potrebbe ospitarci o prestarci dei soldi per dormire in un hotel? La donna delle pulizie. Ma che cosa c'entra? Abita a 50 minuti di distanza da casa nostra. Allora, Matti, io non lo so, dormiamo in macchina. Dormiamo in macchina? Sì. Dormiamo in macchina! Ok, dobbiamo solamente trovare un parcheggio molto isolato e possiamo dormire in macchina. Ok. Ma tu sai davvero dove stiamo andando? Allora, io so dove devo andare, però non so la strada per arrivare lì. Ah, ottimo, alla grande. Vabbè, internet ce l'abbiamo ancora, esiste Google Maps, eh? Vabbè, tanto questa è un'avventura, andiamo a caso. Ah, Carrefour Market aperto 24 ore su 24. E questo come lo conoscevi tu? Che domanda è? Non lo so, ma ci andiamo? Vabbè, abbiamo 2 euro. Come pensi che sopravvivremo noi una notte con 2 euro? Scopriamolo. Oh, odio queste cose. 2 euro. Abbiamo 2 euro e dobbiamo sopravvivere una notte con 2 euro. Cosa compriamo? 2 cose da 1 euro. Andiamo a cercare. 2 cose da 1 euro. Beh, mi sembra che una sia per forza l'acqua. Sì, l'altra è la Nutella. No. Questa costa 1 euro. Possiamo prenderla? Oh, Nina, ci sono gli Oreo, prendiamo gli Oreo, ti prego. Costano più di un euro. Oh, ok, va bene, prendi la tua barrettina. Ma se io prendo solo un cucchiaino di Nutella, il cucchiaino costerà 10 centesimi. Quindi posso prendere 10 cucchiaini di Nutella per fare un euro. Posso farlo secondo voi? Secondo me no, però vabbè. No, scusami un secondo, ma da quando in qua costano così tanto le acque? Cioè, guardate, 1,39, 1,39, 1,50, 1,50, 1,50, 2,15. L'unica che costa meno di un euro è questa. Ed è frizzante, a me l'acqua frizzante non piace. 40 centesimi rimasti e tante ore con cui sopravvivere. Però abbiamo questo. Oh, dai, prendi un pezzo, direi che ce lo meritiamo dopo questa sventura. Direi proprio di sì. Che buono, aspetta. Oh, piccolo! Piccolo, ma che... Dai, Ninna, guarda che ci dobbiamo sopravvivere tutta la notte con questo. Buonissimo. Ok, fammi provare un pezzettino. Molto buono, però adesso basta. No, un pezzetto. Ninna, dobbiamo resistere tutta la notte. Questo lo gestisco io, perché tu te lo mangeresti tutto in un minuto. Secondo te, quanto vale un gettone? Quello è un gettone della sala giochi, lo sai? Sì. Proviamo a scambiarlo con qualcuno, non lo so. Vabbè, adesso partiamo però. Matti. Che c'è? Mi scappa la pipì. Stai scherzando, vero? No, Ninna, allora, il supermercato è aperto, ma il bagno dove lo troviamo ora? Mi scappa la pipì fortissimo. Che cosa facciamo? Dimmelo tu, io non lo so. Non lo so, non riesco a pensare quando mi scappa la pipì. Vabbè, andiamo in giro e vediamo se troviamo un bagno. Ok. Senti, mi è venuta un'idea. Ok.
meno male. L'unica persona che potrebbe avere un paio di chiavi di casa nostra, o comunque che potrebbe ospitarci per la notte, è il nostro caro, carissimo manager. Vincenzino? Sì, Vincenzino. Hai ragione! Esatto, quindi ora noi andiamo a casa sua, senza dirgli niente, e gli suoniamo. Ok, però tu la sai la strada, perché sto guidando io, ma io non so le strade, ok? Non so come arrivare a casa di Vincenzino. Sì, allora, te lo dico io. Ok, vai dritto. Poi a un certo punto devi girare a destra. Qui? Sì. Ninna, ma che cosa stai facendo? Io stavo girando davvero a destra. Ninna, non provarlo a non provare a mangiarlo, Ninna. Ah, sì? Ninna, solo perché sto guidando non posso rubartelo, ma non provare a mangiarlo. Dicono che la pipì si tamponi con il cibo. E quindi mi stai dicendo che tu devi mangiare perché devi fare pipì? Sì. No, vabbè, non ci posso credere. Guarda, rimarremo senza cibo tra 2 ore. Tra 2 ore, guarda. Guarda, sarà mezzanotte ancora. Mezzanotte. Ok, allora bevo, così mi scapperà di più ancora la pipì. E mi lamenterò ancora di più. Sei contento? Senti, fai quello che vuoi. Non ti voglio parlare più. Ah, sì? Non ti parlo più. Va bene, intanto io ho avuto l'idea geniale di andare da Vincenzino il manager. E tu? No. Quindi, quando lui ci ospiterà per dormire, io gli dirò non fare entrare Matti perché lui non mi vuole parlare. Scopriamolo. Perfetto. Sai cosa succede se tu hai sbagliato la tua intuizione e lui non ci risponde, vero? No, non lo so. Chi è? Siamo noi, non è che è un letto in più per dormire, per ospitarci, perché noi abbiamo, insomma... Poi ti spieghiamo, sì. Poi ti spieghiamo. Vince? 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 Ha chiuso. Aspetta, recitofono. Non risponde. Oh, non ci posso credere, lo sapevo. Io lo licenzierei. E ora cosa facciamo? Cosa facciamo? Questa è la cosa che ho pensato io. Ora penserò a una tu. Mezzanotte e 18, direi che possiamo dormire. Beh, almeno abbiamo trovato un posto al buio, anche se ci abbiamo messo tipo un'ora, però vabbè, questi sono dettagli. Sì, fa un po' di paura in realtà. E quindi ora cosa dovremmo fare? Dobbiamo stendere i sedili? Sì, così, ok. Ok, sì, è abbastanza comodo. Ok. Buonanotte. Ok, ci provo anche io, ma io non riesco. Il mio non si stende. Non si stende più di così, Ninna. Allora dormi così, Matti. Devo dormire seduto. Spegni la macchina almeno. Ok, ho capito. Ecco. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Come faccio a dormire così? Vabbè, prova a dormire, Matti, notte. Matti. Matti. Che c'è? Senti questi rumori? Sì, effettivamente li sento anch'io. Ma che ore sono? Non lo so, sarà l'una di notte, sarà. Cos'era? Che era? Matti? Che era quel flash? Non lo so. C'è una persona lì. Matti, scappa! Ci stanno scattando una foto? Non lo so. Perché ci sta scattando una foto? Ma non sta scattando una foto. Matti è nascosto. Nina, si sta avvicinando. Matti, ti prego. C'è la luce. Matti, ho paura. È scappato. No, dobbiamo spostarci da qua, Nina. Dobbiamo spostarci da qua subito. Matti. Aspetta, fammi mettere la retro. Marcia! Ho paura. Ma poi lì c'è un parco, è tutto buio. Un parco? Sì. Potremmo andare a dormire lì. Ma non ci pensare nemmeno, parti. Vabbè, andiamo. Allora, con calma, respira. Perché Nina, tu mi fai venire ansia. Vabbè, perché hai ansia. Passeggiare a quest'ora di notte non è una buona idea. Ma comunque magari ci viene in mente qualcosa. Cioè, qua c'abbiamo un parco. Guardate. Cioè abbiamo letteralmente un parco gigantesco. Non lo so, costruiamo una tenda e nascondiamoci nel parco. Senti, questa non mi sembra una bella zona. Nemmeno a me, nemmeno. Corri. Andiamo a dormire sul pianerottolo di casa. Almeno lì siamo al sicuro. Andiamo a dormire sul pianerottolo di casa, dai. Ma io non capisco come sia possibile che qualcuno ci sta seguendo di notte. Ci sta, non lo so, sarà un fan. Se è qualcuno di voi che sta guardando questo video, non è affatto divertente. Matti, ma com'è possibile? Ma che ne so io, non lo so. So solo che l'hai visto anche tu 2 volte. Quello c'è stato la prima volta, prima quando ci ha scattato la foto dietro all'albero. Ed era palesemente un fan, perché chi scatta una foto? Vabbè, ok. Sono le 2 di notte, secondo te i nostri fan sono fuori a quest'ora? No. Che ne so, a che ora dormite voi? Scrivetecelo nei commenti. Vabbè, comunque ora torniamo a casa e ci mettiamo a dormire fuori la porta. Per terra. Sì. Sul pavimento.
Beh, vuoi dormire qua per strada? No, non voglio dormire qua per strada, ovviamente. Ma soprattutto non voglio che qualcuno mi stacchi la testa alle 3 di notte. Anzi, appunto, alle 2.32. Quindi ci mettiamo sul pianerottolo e domattina chiamiamo il ferramenta. Ok. Che ne dici se proviamo a dormire qua sotto? Guarda, non è male. Ecco. Hai tanti questi rumori? Nina, io non ho alternative. Sicuramente non dormo lì fuori. Ok. Perché devono succedere tutte a noi queste cose? Guarda, abbiamo ancora un po' di barretta però. Non mi va. Allora me la mangerò io. Non ha fatto male, lo ammetto, ma se qualcuno entra nel cancello, magari la persona che ci stava inseguendo, che facciamo? Chiamiamo la polizia. Va bene, falsacchiotti. Noi siamo qui, stiamo per dormire e ci vediamo domani. Cercheremo qualcuno che ci apra la porta e torneremo nella nostra casa. Buonanotte.